Wahegooj, ben ritrovati dal vostro Andrin Cron, sono fino a 2023, lampo folgorante. Cominciamo un nuovo capitolo. Nello scorso abbiamo sconfitto l'unicorno anche abbastanza pesantemente. E sembra che Eric si sottoporrà all'operazione per tornare in forma smagliante più di prima. Vediamo invece oggi cosa ci aspetta. Iniziamo così. Si tratta di una vecchia raccolta di appunti, uno dei beni più preziosi di mio padre. Praticamente è successo che Cammy ha riacquistato la memoria, perché ovviamente lei l'aveva persa a seguito della morte dei genitori, eccetera eccetera. Ha ritrovato la sua memoria persa e ci ha detto che David Evans ha un quaderno degli appunti segreti che custodiva appunto il padre di Cammy. E sulla copertina c'era una scritta: appunti supremi di David. Quindi proprio appunti supremi, neanche le super tecniche o le mega tecniche, appunti supremi, proprio il top del top di gamma. Ma allora, Cammy, dici cosa c'era scritto? Scusami Mark, non ricordo. Ecco, si era ricordato, aveva trovato la memoria, ma a quanto pare non si ricorda. Ma penso di sapere dove trovarli. Nello scorso video vi ho anche detto che, o meglio, diciamo due video fa, vi ho detto che sarei andato a vedere cosa c'era nella sede di calcio della Raimon e nel negozio di dolci. Non ci sono andato, poi l'ho anche scritto in video che non ci sono andato, perché in realtà l'episodio l'avrei registrato tutto quanto in una volta, i due video scorsi, e quindi alla fine non ci sono andato. Però ci andremo oggi al 100%, anzi ci andiamo subito e poi dopo continuiamo. Gli appunti supremi del nonno, chissà di cosa parlano. Capitolo 8. La luce della meteora bianca. Sì, questo è importante. Oggi, o meglio oggi, spero nel prossimo episodio, cioè domani, si dovrebbe affrontare l'Italia. Speriamo che sia qualcosa di eccitante. Bene ragazzi, dovete mettervi in forma per la partita contro l'Italia. Intanto io torno in Giappone per cercare questi appunti. Grazie signor veteran. E via. Ottimo. Quindi, siamo pronti per il calcio d'inizio, la squadra italiana dell'Orfeo affronterà i Cavalieri della Regina. Ragazzi, ma se i giocatori inglesi non stanno attenti vengono eliminati al 100%. Ehi, c'è la partita in TV, o meglio, hanno subito due sconfitte e una vittoria. Sì, una vittoria dovrebbero aver fatto. Con due sconfitte e un pareggio potrebbero essere ripescati. Oppure se perdono, e perdono infatti, vengono eliminati definitivamente dal torneo. Anche la panchina italiana è in fermento. Questa sarà la prima partita sotto la guida del nuovo allenatore. Speriamo che Darko non faccia il suo solito gioco sporco. Non ce n'è bisogno, la squadra italiana è la migliore. Beh, qualsiasi cosa accada, sappiamo che gli italiani sono i nostri prossimi avversari. Dobbiamo batterli e qualificarci. Non sarebbe una cattiva idea seguire una delle loro partite. Hai ragione, giocano allo stadio dell'Idra, andiamo a vedere. La squadra italiana è composta da un sacco di giocatori famosi, magari potremmo andare a salutarli nella loro area dopo la partita. Ottimo, ottimo, ottimo. E oggi allora cerco di reclutare Demonio Strada. Giulio Acuto. Ma era tanto bello Demonio Strada, che problemi vi dà? Che problemi vi dava Demonio Strada? No, Hokkaido. Tokyo Nord. Come ho detto, andiamo subito a vedere cosa c'è nella sede del club di calcio. Mi sono accorto che sto parlando un po' troppo forte. O meglio, il microfono è troppo vicino a me, quindi l'ho allontanato un pochino. E subito incontriamo i primi sfidanti. Tanto poi in post-produzione, termini cinematografici, in post-produzione mettiamo a basso comunque sia il volume, uso un normalizzatore, quindi si abbassa di un paio di decibel. Uno, massimo 2 decibel, perché se scendiamo a 3 decibel si sminchia tutto quanto l'audio, quindi non si può neanche abbassare più di tanto. Ok, a me piace un sacco sfidare le squadre avversarie, molto meglio di quanto non siano in Inazuma Eleven Go. Ci sono pro e contro, in Inazuma Eleven Go vedi chi puoi affrontare e chi no. Però siccome ce lo sai e non vuoi perdere tempo, allora non gli affronti e perdi un sacco di punti. Cuneo perforante. Ah, Cuneo perforante, quanto l'adoro. E Aurora.
Aurora. La butto lì, The Birth, quella che fanno Sean e Xavier. Non lo so, la butto lì, non lo so proprio. Ah sì, questi qua l'ho affrontati quasi tutti, mi manca praticamente di andare alla Foshore, che già ho comprato la mappa, quindi poi l'affronterò per conto mio. Vi farò vedere comunque sia molte partite contro le squadre avversarie, perché ce ne sono davvero alcune molto carine. Non so se vi faccio vedere tutte quelle contro gli alieni, contro la Genesis sicuro, contro quella che è la fusione tra la Prominence e la Diamond Dust, quella ve la faccio vedere sicuro. Qui si va per il negozio di dolci, andiamo a vedere cosa c'è. Ci devono essere un po' di oggetti interessanti qui. Assolutamente devono esserci, non può essere altrimenti. Eccolo, ah, dico, non finisce più la strada. Biglietto Chaos! La Chaos era. Sì, era la Chaos, mi sembra si chiamasse Chaos, appunto. Allora l'attivo subito. Vediamo un po', mappa di fuoco. Ricordi del... No, ricordi dell'Asia? No, non serve, perché già l'ho battuta, ho fatto 5-0, ho fatto. Biglietto Fuoco e Neve. E biglietto Chaos. Non ha senso, sono... Io mi ricordo la Chaos, ma Fuoco e Neve? Ah, questo è con le password, no? Già, sì, questo me lo ricordo. Non ci parlo neanche. Signora, lei cosa vende? Ah, sfera di fuoco, barriera astrale, colpo del... signora! Croce di fuoco! Ma signora, lei non è normale quello che vende qui. Sfera di fuoco è una tecnica peculiare di Torch. Accidenti, insomma, non è una cosa da poco, eh. Tiro. Scia tripla. Bella. Ma ce n'è un'altra che dobbiamo imparare. Jetstream, non so. Non penso sia scia tripla, perché... Scia tripla... Però quello... No, non può essere Jetstream. Jetstream, siamo sicuri? Potrei impararla e poi poi non salvo. Per vedere qual è, perché... Io i nomi so quelli che hanno dato in Giappone, non quelli che hanno dato in italiano. O comunque sia, perché comunque sia in inglese molti nomi sono rimasti uguali. Tipo Mano di Luce, God Hand, è diventata God Hand, praticamente come dicono in inglese Mano di Luce, Mano di Dio. Bene, Viale non l'abbiamo potuto visitare l'altra volta, quando eravamo con la Raimon, quindi direi di farlo adesso. Ci facciamo un bel giretto per le vie italiane, siamo... A Venezia? Che poi voi dovete sapere che in America vendono la pizza napoletana, e questa proprio è una cosa assurda, pizza napoletana con lo sfondo Venezia, con la gondola. Napoli? Siamo sicuri che sia Napoli? Mamma mia, americani, perché per loro l'Italia è Napoli, Venezia, quindi gondole, e la pizza napoletana, cioè loro questo sanno di noi. E la mafia? I ruminanti ramosi. Ma che nome è? Ruminano? Cioè, ruminante e le mucche. Player's House. Perché mai a Venezia dovrebbe esserci una scritta inglese? Già che non parlo italiano, figuriamoci l'inglese. Ah, le battute. Quelle belle elaborate. Vediamo un po', dammi, carisma, vabbè, 100 punti carisma. Io recluto molto poco, recluto. Penso che se recluto giocatori, recluto le vecchie glorie da giovani. Anche perché è un po' strano. C'era un ragazzo su YouTube, non so, un ragazzo, uomo, persona, Omega Maxwell, che non c'è più su YouTube. Ed era una cosa assurda quello che sapeva di Inazuma Eleven. Era un genio. Tutto sapeva, ti trovava tutti i segreti, tutte quante i personaggi. Ed era bravissimo. Aveva un sacco di video, ma poi il canale, non so, ha caricato, mi sembra, Dragon Queen, una cosa del genere, un videogioco. Le scene appunto, no? Le cutscene, le cinematic. E gli sono arrivati 3 strike con una botta sola, hanno chiuso il canale, ne ha aperto un altro, ma niente.
Niente, allora, abbiamo Drago Glaciale che ha imparato Kevin. Ok. Scudo doppio, blocco illusorio, pugno di giustizia che ce l'abbiamo. Niente, allora. Ci tornerò magari un'altra volta. Ora, quel personaggio che avete visto lì che si è buttato in acqua è il K. Non è male come giocatore, ma non è neanche uno dei migliori. È skippabilissimo, però vorrei averlo in squadra perché mi piace. Anche se le leggende sul K non sono proprio di quelle più belle e rose, anzi, lo dipingono come un assassino, ma ok. Va bene, cerchiamo altro qui, extra, colpo di fortuna è quella che aumenta le mosse? Aumenta la probabilità di vincere gli scontri. Ah, qui chi troviamo? Nella macchinetta. E poi mi hanno detto di provare calcio gemello F. Ehi! Ehi, calcio gemello F! A demonio strada subito proprio. Anche se sarebbe più corretto darlo a Jude, però... Io sono cattivo e la do a Giulio Acuto. Cosa? Che è successo? Vecchio! Ma portami di là, portami. Però dove lo trovo? Perché lui mi ha detto ti aspetta dove si è affrontato con Jude. Eccolo. Ah no, devo avere Jude in squadra. Cioè nei primi tre che mi seguono. Eccolo, va. Ok, perfetto. Affrontiamo Giulio Acuto. Vinciamo e verrà con noi. Almeno spero. Avrei pinguino numero 3, ma proviamo col calcio gemello. Vediamo se... No, niente da fare. Troppo forte. Axel, è tua! Avvitamento esplosivo! Se non passiamo proprio è... Il gioco proprio è sclerato. Beh... No, perché non si sa mai come ragiona la CPU, eh. E va bene, Acuto e Company, Bad Company. Ora capisco perché Mr. D aveva una così alta considerazione di te. Allora mi unirò alla tua squadra, ci alleneremo insieme e un giorno diventerà più forte di te, Jude Sharp. Acuto entra in squadra. Bene, appena posso lo metto tra quelli che si allenano con noi e quindi prende un po' di punti. Almeno inizia ad avere un po' di esperienza. Perfetto, a questo punto direi che possiamo andare allo stadio dell'Idra. Ah, questo non l'avevo visto l'altra volta. Sì, perché non ci sono potuto... Non sono uscito di qua. Allora, andiamo all'isola dell'Idra. A dire il vero, non era nei miei piani reclutare Giulio Acuto, però ho detto prendiamolo. Perché no? Comunque sia un buon giocatore. Vorrei rimpiazzare Jude Sharp. Jude Sharp è bravissimo, mi piace un sacco, ma... Voglio provare con Giulio Acuto. Chiariamo subito una cosa, Mr. D. Non le abbiamo mai chiesto di farci l'allenatore e non prenderemo ordini da lei. Vogliamo solo che se ne stia seduto in panchina in silenzio, ok? Siamo tutti d'accordo, vero Paolo? Come volete. Perché non hai detto niente, Paolo? Sai bene con chi abbiamo a che fare. È strano. Ho come l'impressione che ci sia qualcosa di lui che ci sfugge. Ma che stupidaggine stai dicendo? Il nostro capitano non c'è, quindi tocca a te guidare la squadra. Fuori la grinta! Sì, sì, lo so. Ray Dark è molto cambiato. Voglio dire, fa sempre le sue macchinazioni, ma ci tiene alla squadra. Non so perché, ma all'Italia in particolare ci tiene. Mamma mia. Ma cosa vedi da lì? Wow, che partita! Edgar e Paolo sono in forma smagliante! Una partita giocata alla pari finora.
Vai. Ora, miei nobili compagni, è giunto il momento di sfoderare la lancia invincibile. Che ne dite? Ce la farete? Cosa? E questo cos'è? Oh, parata! Accidenti, Gigi Blasi! Non per niente è ispirato a Gigi Buffon. Sembra che l'Italia stia subendo. L'Inghilterra è migliorata parecchio dall'ultima volta. A quanto pare non siamo gli unici a essersi allenati duramente. No, non lo siete. Red Hark, capito, qua dice qualcosa. La squadra così non va bene. Un primo tempo davvero emozionante! Hai proprio ragione, Maxtor. Le squadre sono in perfetto equilibrio, ma a me sembra che l'Inghilterra abbia una marcia in più. Ah, forza, ragazzi! Facciamoci venire un'idea su come batterli! Cosa c'è da ridere? Dunque, posso parlare ora? Silenzio. Non ci costa niente ascoltarlo. Paolo! Bene. Comincerei facendo qualche cambio. Voglio due giocatori in difesa. Impossibile, vuole scherzare? La lancia invisibile... Invisibile? Non era invincibile? La lancia invisibile non può essere fermata a centrocampo. La difesa deve intervenire nel momento in cui Partinus tira. Quando attaccate, fate passaggi invece che dribbling e cercate di tenere la palla alta. Siete sicuri che dovremmo ascoltarlo? Sì. Aspettate un attimo! Gli italiani stanno giocando in maniera completamente diversa! Hai ragione, hanno cambiato modulo e ora sembra tutta un'altra squadra! Ragazzi, Red Hark è comunque sia bravo, eh. Non è che... Ma il portiere da centrocampo è apparso. Gol! Che colpo di scena! Ed è il fischio finale! L'Italia ha battuto l'Inghilterra! Urrà, fantastico! Non saremmo riusciti a vincere senza Mr. D. Non appena abbiamo seguito le sue istruzioni, la vittoria è stata a portata di mano. Mr. D, voglio la verità. Cosa significa il calcio davvero per lei? Non sei degno. Lui conosce il calcio davvero a fondo. Sa cosa significa vincere. Chi è davvero? Non c'è dubbio. Le tattiche di Red Hark hanno dato all'Italia una marcia in più. Grazie a queste hanno potuto battere l'Inghilterra. Le sue abilità come allenatore non sono cambiate, anzi direi che sono anche migliorate. Beh. Ah, a meno che non mi sbagli, e credo proprio di no, quello dovrebbe essere Detective Smith. Sembra che abbia qualcosa in mente. Mark, forse ci dovresti parlare, che ne dici? Dov'è? Seguilo. Ah, è andato sul percorso. Eccolo qua. Ma che... Oh, ma sei tu, Mark? Per un attimo ho pensato che fossi uno degli sgherri di Red Hark. Red Hark? Significa che stai indagando su di lui? Proprio così, e ho scoperto delle cose piuttosto preoccupanti. Credo che Dark sia manipolato da qualcuno. Una persona ancora più potente. E che cosa? C'è qualcuno che controlla Red Hark? Temo di sì. Sono stati registrati ingenti versamenti di denaro su un conto italiano da parte di Dark. E voglio scoprirne perché. Tutto quello che sappiamo è che il iniziale dell'intestatario è L. L? Quindi pensa che possa essere la persona che sta manipolando Dark? Non lo so, e voglio scoprirlo. Ho bisogno di fare altre ricerche. Mi farà sentire quando avrò scoperto qualcosa di più. L. Questo nome non mi è nuovo. Intendi quel L? Il detective? No, non c'entra niente. Ah, Mark, eccoti qui. Oh, ma che facce che avete. Spero che non sia successo niente di grave.
ha appena chiamato l'allenatore Travis. Le partite del gruppo B si sono concluse, abbiamo le squadre finaliste. Davvero? Di chi pensi che si tratterà? Nel gruppo B giocano delle squadre davvero forti come il Brasile e la Francia. Non vedo l'ora di scoprirlo, forza, torniamo agli allaggi e chiediamo all'allenatore Travis. Ehi, Brasile e Francia, sarà facile. Sarà molto facile sapere quale squadra è passata. Uno che non mi interessa proprio è Scott, quindi l'ho tolto. Per il momento lascio Jude, ma appena Giulia Cuto prende un bel livello, levo Jude e rimetto Scott. La squadra brasiliana è regno e a comando del gruppo, ma c'era da aspettarselo. Hanno già giocato molti tornei mondiali e hanno dominato il gruppo, ma subito dietro di loro in seconda posizione c'è... Ora tocca a me, con permesso! Secondo le mie previsioni, quasi sicuramente si tratta della Francia o della Spagna. La Spagna dovrebbe essere. Ahem. Al secondo posto del gruppo B ci sono i piccoli giganti del Cotarl. Cotarl? E dove si trova? La Repubblica del Cotarl è un piccolo paese situato nel cuore dell'Africa. Nessuno si aspettava che avrebbero superato la fase a gironi. Non abbiamo molte informazioni su di loro. Beh, sono arrivati alla fase di eliminazione diretta, quindi devono essere molto bravi. Come possiamo saperne qualcosa di più? Hai fatto bene a chiederlo. Oggi ci sarà una conferenza stampa con i giocatori del Brasile e del Cotarl. Saranno intervistati sull'andamento del torneo e su come siano riusciti a qualificarsi. Davvero? Wow! Allenatore, possiamo andare a sentire? Sì. Basta che tornate per l'allenamento del pomeriggio. Grande! La conferenza stampa è allo studio del Football Frontier International. Andiamo. Mi sono mangiato la parola Football Frontier International. Bene, si tiene qui. Vabbè, entriamo. Ma la fanno proprio qua fuori, la fanno, così all'aperto? Ah, quanto pare. Ministro Vanguard, guarda chi si vede. Siete qui per la conferenza stampa, immagino. Ma il primo ministro, wow, anche lei è qui. Sì, siamo qui per scoprire qualcosa di più sulla squadra del Cotarl. Se anche i leader mondiali sono invitati, credo che questo non sarà una conferenza stampa qualunque. Beh, stratunto da Zolan Rice. Quando ti invita per qualcosa, ci devi sempre andare. Zolan Rice? Dov'è che ho sentito questo nome? Ti sei dimenticato, Mark? È presidente del comitato del Football Frontier International. Ma non solo. Zolan Rice è anche l'allenatore della squadra brasiliana. È proprietario di un importante conglomerato industriale, la Universal Petroleum. Rice è conosciuto come l'imperatore del petrolio. E non è un'esagerazione dire che controlla quasi tutta l'economia mondiale. Parli del diavolo. Mi sembra più un leone quello. Colgo l'occasione per accogliere e dare il benvenuto a tutti voi al Football Frontier International. Il calcio sarà sempre il mio primo amore. Sono certo che questo splendido gioco sia in grado di portare pace e armonia nel mondo. È questo il nobile scopo del torneo. Riunire tutti i popoli mentre fanno il tifo per le loro squadre. Abbiamo visto delle imprese spettacolari nel girone di qualificazione, ma sono certo che il meglio debba ancora arrivare. Oh sì. Sono qui con Macro Bingo, il capitano della squadra brasiliana, meglio noto come il re dei fantasisti. Come ci si sente ad essere considerato il più grande giocatore mai esistito nella storia del calcio brasiliano? È arrivato. Non sono io a essere il più grande, è merito della squadra. Siamo un'unica cosa, siamo come una famiglia. Siamo arrivati fin qui grazie al supporto dei nostri tifosi. Non saremmo nulla senza di loro, davvero. La nostra squadra è chiamata il Regno. Dobbiamo dimostrarci degni di questo nobile nome. La vittoria sarà nostra. Convinto. Wow, il re dei fantasisti è proprio degno del suo nome. Quel Macro Bingo ha davvero un'aria maestosa. È proprio vero, non vedo l'ora di giocare contro di lui. E con questo abbiamo concluso la squadra brasiliana. Purtroppo nessun rappresentante della squadra cotarlese è potuto essere qui oggi, quindi possiamo terminare la conferenza. Cosa? Ma siamo venuti qui apposta! Quindi, se non mi sbaglio, i nostri prossimi avversari sono gli italiani e il loro allenatore.
Rai Dark. Zona Rice parla di pace e armonia, ma in realtà sono cose abbastanza rare. Mi spiace dirlo, ma da quando il torneo è incominciato, le relazioni tra diversi paesi si sono deteriorate. Ma ho fiducia nel calcio. Credo nella sua energia positiva e a quanto di buono possa dare alla gente. Tutto il Giappone ti fa per te, Mark. Rendici orgogliosi. Non vi deluderemo. Ottimo. Ci siamo quasi, ragazzi. Manca davvero poco. Novità? Niente. Cerchiamo da quella parte. Eh? Che succede? Cosa sta succedendo laggiù? Scoprilo, perché? Se mi faccio gli affari miei è meglio. Mi scusi, c'è qualcosa che non va? Non sono affari tuoi, via di qui. Che simpatico. Nessuno ti ha insegnato l'educazione? Non prendetevela. Le guardie del corpo di Zola Rice trattano tutti in quel modo. Rice ha molti nemici. C'è sempre un sacco di gente che gli gira intorno per sapere qualcosa di più su di lui. Nemici? Davvero? Sentendolo parlare sembra una brava persona. Girano un sacco di voci su di lui. Si dice che abbia avuto il posto come allenatore del Brasile solo perché ha pagato. Il prezzo del petrolio continua a salire costantemente e a quanto pare responsabile è proprio Zona Rice. Ehi, voi due! Ah, spegniamocela! Quel tipo sospetto con il berretto rosso deve essere qui in giro da qualche parte. Cercalo. Una persona con il berretto rosso? Potrebbe essere lui, forse è qui in giro. Cerca l'uomo col berretto rosso. Eh sì, sta proprio qua fuori. Eccolo. Ma è proprio lei. Cosa ci fa qui? Cosa? Sei arrivato proprio al momento opportuno. Mi trovo in una situazione un po' complicata. Dici davvero? Cosa c'è che non va? Beh, il fatto è che... Credo di essermi perso. Eh? Stavo cercando la toilette, ma hai visto quanto è grande questo posto? Non è che sapresti dove è l'uscita? Oh, è da quella parte. Grazie mille, stammi bene. Mi sembrava che fosse il nonno. Ma a quanto pare mi sono sbagliato. Oh, quasi dimenticavo, l'allenamento sta per cominciare. Oh, il colpo. Proprio come pensavamo. Il vecchio con il berretto rosso stava curiosando in giro. Ma è riuscito a spignarsela. Forse aveva pianificato tutto? Se fosse proprio la persona che pensiamo non mi sorprenderebbe. Andiamo, dobbiamo riferire al maestro. Beh, lui o ha la voce da viscido, tipo tutta come quella che ho fatto io, oppure ha la voce di Pietro Ubaldi, che Pietro Ubaldi fa miliardi di voci nell'ambito dei videogiochi e cartoni animati, anime e quant'altro, quindi non mi sorprenderebbe. Dobbiamo iniziare l'allenamento, ma direi che per questo video è tutto, Cuccio. Quindi io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video di Nazem Eleven 3. Domani affronteremo, o almeno spero di riuscirci ad affrontare, la squadra italiana. Nel caso faccio un video un pochino più lungo e affrontiamo la squadra italiana, d'Orfeo, e vinceremo. E come sempre vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!